Con noi Roberto Gaido, direzione crediti Eurofidi. Come vede l'evolversi dell'attuale situazione per quanto riguarda i confidi? Sarà un'opportunità o ci saranno delle ulteriori criticità? Sicuramente siamo in un momento difficile sul mercato, è un momento, anche vedendo le relazioni di Banca d'Italia, dove gli accantonamenti eccetera saranno importanti per l'esercizio sia 2012 che per i prossimi esercizi. Naturalmente bisogna puntare a crescere, noi stiamo continuando a sviluppare il lavoro insieme al Fondo Centrale di Garanzia, ci sono delle nuove opportunità per questo tipo di mercato, bisogna anche lavorare tenendo conto della normativa di Banca d'Italia che permette di fare delle attività nuove di natura residuale e collaterali e quindi di conseguenza sfruttare delle nuove opportunità di business anche in ambito non di concessione diretta di garanzie ma servizi di natura consulenziale, sia alle PMI che al sistema bancario. Eurofidi punterà sulla crescita nell'ambito dell'esercizio 2013 e successivi con questi nuovi strumenti, cercando di compensare la situazione economica e supportando comunque le PMI in modo tale da cercare di mantenere il livello di business come è stato negli anni precedenti, cercando un punto di equilibrio in tutta questa situazione e di pareggio rispetto a quelle che sono le situazioni di bilancio. A questo punto avrete un modello di business differente, ci saranno solo garanzie o farete anche della consulenza o qualche altro prodotto? Sì, come dicevo, stiamo cercando delle nuove opportunità di business. Queste nuove opportunità di business si basano sull'affiancare alla concessione a garanzia bancaria, che resterà comunque prodotto prevalente, la concessione di garanzie dirette al sistema delle imprese italiane, in quanto c'è un mercato di queste fiduzioni che secondo noi è molto importante e attualmente poco sfruttato, che però rientra pienamente nel business dei confidi italiani. Quindi, e tra le altre cose, siamo in una situazione di mercato dove sia il sistema bancario che le assicurazioni fanno, diciamo, fatica a seguire l'evolversi di questi prodotti. Noi stiamo sviluppando questi prodotti, entreremo in questo mercato, diciamo, a partire dal mese di aprile, sempre naturalmente cercando di lavorare insieme al Fondo Centrale di Garanzia. Abbiamo fatto alcuni sondaggi su alcuni prodotti con il Fondo Centrale di Garanzia in modo tale che siano controgarantibili e quindi cercare di diminuire il rischio nell'ambito della concessione verso le PMI. E quindi sarà un business in fase di sviluppo che per quest'anno prevediamo di sviluppare iniziando da zero e poi di portarlo a regime nell'ambito dell'esercizio 2014. A fianco a questo sicuramente collocheremo dei nuovi prodotti che non prevedono la concessione della garanzia e che sicuramente porteranno ulteriormente a sviluppare il business di Eurofidi come servizi alle PMI ma anche come servizi nei confronti delle banche in modo tale da creare una fascia di fatturato che non sia più vincolata al rischio della garanzia in modo tale da stabilizzare il proprio bilancio. Queste sono nuove opportunità che Eurofidi sperimenta sul mercato che potrebbero tranquillamente essere seguite dal mondo dei confidi per cercare di creare quelle fonti di ricavo diverse dal rischio della garanzia in modo da avere dei bilanci più stabili per i prossimi anni nello sviluppo della propria attività.